spesso ho visto che i video vengono girati anche qui a Prato, sul Bisenzio, che è un fiume quindi buono per gli appassionati, il Bisenzio? È stupendo, è il fiume dove io sono cresciuto, dove io veramente ho fatto le mie vacanze estive, mentre tutti andavano al mare io rimanevo sul Bisenzio con la mia bicicletta, e lo conosco perfettamente, insomma, da Prato a Vernio, insomma, conosco tutti i posti migliori, e nei nostri video cerchiamo sempre di dare punti nuovi, e stiamo finendo, quindi dobbiamo un attimino reinventarci, però è un fiume che è migliorato tantissimo dai miei tempi, quando ero ragazzino, perché me lo ricordavo in tanti colori. Adesso invece la limpidezza dell'acqua è notevole, il pesce è molto presente, quindi è veramente un gran fiume. Spesso succede con Gianfranco, se noi facciamo un selfie su un luogo di pesca, arrivano i pescatori, quindi è bellissimo, perché si è ricreata proprio una piccola famiglia, una piccola comunità dove si condivide una passione fatta nella maniera giusta, che è quella di rispettare la natura, ripulire il posto di pesca quando veniamo via, anche insomma, delle altre carte e plastica lasciata da altre persone, e poi rispettare il pesce dandogli sempre un bacino e una carezzina prima di essere rilasciato. Cosa ti lega ancora a Prato? Ma Prato è la mia città, anche se vivo ormai da tantissimi anni in una città molto bella come Lucca. Io spesso sono a Prato per lavoro, perché ho ancora genitori, e quindi è sempre un piacere rivederla, anche se negli anni purtroppo è un pochino cambiata, e quindi non è più la Prato, secondo me, di quando andavo in centro a fare i famosi giri, ne facevamo migliaia, insomma, mi ricordo i sabati pomeriggi ricchi veramente di persone, tantissimi ragazzi che affollavano il centro storico. Adesso non mi sembra che sia più così, insomma, molti amici me la descrivono un pochino cambiata, e io passandoci la vedo un po' diversa, però anche il calcio, mi è sempre dispiaciuto che non ci sia mai stato un presidente o un imprenditore che abbia voluto fare qualcosa, perché è una città che secondo me reggerebbe bene il mondo attuale, lavorando bene, potrebbe stare benissimo a fianco di un Empoli, per esempio. E la cosa particolare è proprio questa, no? Dell'aver giocato con tuo figlio. Com'è giocare nella stessa squadra insieme a proprio figlio? Tu ci hai già detto che, insomma, non gli hai fatto sconti. Assolutamente no, si è guadagnato tutto quello che si è meritato, e tra l'altro ha fatto anche delle cosine interessanti, e gli ho concesso anche dei calci di punizione che raramente concedo, perché comunque le tirava molto bene, quindi è stata un'esperienza secondo me molto piacevole, molto emozionante, perché comunque, nel senso, per me era un compagno, non lo vedevo come figlio, però una parte di me, un pochino, sai, quando c'era qualche fallettino poteva farmi andare il sangue al cervello, però alla fine abbiamo fatto un'annata veramente divertente, ed è stata una bellissima esperienza che secondo me ce la porteremo dietro per tanto.